Renzi, la verve critica della campagna elettorale. Giuseppe Garboni. Che il no sia la forma più pura di politica, Grillo l'ha detto proprio ieri, risposta ad una domanda su un'eventuale collaborazione in materia di riforme. E così, quando oggi arriva la notizia dello strappo di Berlusconi con Renzi sulla riforma del Senato, per Giorgio Sorial cambia poco o nulla. Finché PD e PDL vorranno fare le riforme per il loro unico interesse, tutto il popolo italiano rimarrà in ostaggio proprio dei partiti, delle banche e delle lobby. Ne è esempio palese quello che sta accadendo sulla legge elettorale, sull'Italicum e sulla riforma al Senato. Al di là delle riforme del loro cammino, quello che è certo è che per il Movimento la campagna elettorale è già iniziata. In giro per l'Italia, fino a metà mese, ci sono i parlamentari del Non ci fermate tour, mentre Grillo porta in giro il suo spettacolo per teatri. Partita quella delle europee, talmente importante che è stata già lanciata con il V-Day di Genova, il 1° dicembre dello scorso anno. Da allora molte cose sono cambiate, ad iniziare dal Presidente del Consiglio. Non più Letta, ma Renzi, che Grillo bombarda ogni giorno su quel pacchetto di iniziative, riforme avviate, 80 euro in busta paga, con le quali il Premier si vuole presentare alla vigilia del voto del 25 maggio. Per questo ripete, Renzi è un'invenzione giornalistica, noi vinceremo le elezioni europee, saremo il primo partito e quelli del PD lo sanno bene. Parole pronunciate in un'intervista al Fatto Quotidiano, nella quale a proposito dei dossier denunciati da Casaleggio dice «Dietro ci sono i giornali di De Benedetti», accuse respinte dalle redazioni dell'Espresso e di Repubblica. Noi dicono «Facciamo informazione» e inchieste che a Grillo evidentemente danno fastidio, ma una cosa è certa, da lui non ci faremo intimidire.